Il 2020, tra pandemia, lockdown e altri eventi sgradevoli, è stato decisamente un anno di merda. Tuttavia, noi Bitcoiner sono certo che ci ricorderemo quest'anno con un po' di nostalgia in futuro, ricordandolo come un anno pieno di traguardi e pieno di passi avanti per l'industria di Bitcoin e delle cripto. Il video di oggi vuole proprio essere un momento nostalgia, dove andiamo a ripercorrerlo insieme e andiamo a ricordare i 10 momenti più memorabili dell'anno 2020 per quanto concerne Bitcoin e le cripto. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Vi chiedo di essere partecipi anche voi di questo momento ricordo, condividendo sotto nei commenti quelli che secondo voi sono stati i migliori momenti cripto e Bitcoin dell'anno 2020 e anche dicendomi se vi ricordate quelli che sto per citare io in questo video. Iniziamo con la posizione numero 10. Chi di voi si ricorda di Craig Wright, un gran personaggio che andava in giro millantando di essere Satoshi Nakamoto, ma già da anni. Andava in giro dicendo che all'inizio, alla genesi della blockchain Bitcoin, lui e un suo partner sono stati i primi a minare appunto il famoso milione di Bitcoin appartenente ai wallet di Satoshi. Il suo partner, tra l'altro, lo ha citato in giudizio perché lui si era tenuto tutti questi Bitcoin, sempre stando a questa storia, e gliene avrebbe dovuti metà. Ricordo all'inizio di gennaio che si vociferava di un ipotetico corriere che doveva portargli le chiavi private dei wallet contenenti questo milione di Bitcoin al fine di portare avanti la causa. Chiaramente questo corriere non è mai arrivato, probabilmente si è perso e lo sta ancora cercando, e alla fine sono cadute le ipotesi secondo le quali lui doveva essere Satoshi Nakamoto, personaggio da sempre poco credibile, ma che sicuramente ha fatto parlare di sé nel bene e nel male, soprattutto nel male, nella community dei Bitcoiners. Alla posizione numero 9 ho voluto mettere un fatto molto recente, la causa tuttora in corso tra Ripple e la SEC, l'SEC, la Securities and Exchange Commission. Questa causa segna un precedente notevole perché la SEC ha fatto causa a Ripple andandogli a dire che potrebbe essere una security e pertanto Ripple Labs, l'azienda che ha erogato e distribuito Ripple, potrebbe essere accusata di vendita non legalizzata, non autorizzata di securities. Questo al di là dell'impatto notevole che ha avuto su Ripple, perché chiaramente gli exchange con clienti statunitensi hanno dovuto delistarlo e sospendere il trading, andando quindi ad abbattere i prezzi e purtroppo rovinando molte persone che avevano investito in Ripple malauguratamente. Ha avuto anche un impatto, sta avendo anche un impatto sul resto del mondo delle altcoins, perché ci si fa la domanda: quali altcoins saranno definite o sono definibili securities? E questo potrebbe di fatto segnare un'altra era per le altcoins, in quanto alcune di esse, al termine di questa causa, potrebbero trovarsi forzate a sottostare a regolamentazioni o a pagare lo scotto di non averlo mai fatto. Per la posizione numero 8 dobbiamo tornare indietro a queste estate. Era il 15 luglio e improvvisamente, aprendo Twitter, ci trovavamo davanti dei post da parte di Barack Obama, Bill Gates e altre persone di rilevanza mondiale che incitavano a inviare dei Bitcoin a un address per riceverne indietro il doppio. Il classico giveaway farlocco, io lo chiamo. Anche su YouTube ci sono stati numerosissimi scam di quel tipo lì. Venivano rubati i canali e venivano promossi sui canali rubati proprio questi giveaway farlocchi. Chiaramente, se qualcuno ci fosse caduto inviando dei bitcoin nella speranza di ricevere il doppio, non li avrebbe mai ricevuti e li avrebbe mandati nelle tasche di questi hacker. Si è scoperto che questo hack su Twitter era dovuto a una persona che ci lavorava all'interno e aveva accesso a un metodo per sbloccare in maniera simultanea tutti quanti gli account e prenderne il possesso. In questo modo è stato possibile andare ad inviare questi post su scala massiva. Alla fine del mese di luglio ci sono stati 3 arresti per questo misfatto, che effettivamente è stato notevole. Alcune persone importanti hanno fatto causa a Twitter per questa cosa, per diffamazione, per rovina comunque della loro reputazione, perché immaginatevi cosa può voler dire fingersi truffatori nei panni di qualcun altro. Questo ha portato alla luce sì Bitcoin su scala mondiale, ma ahimè sempre
sempre sotto quell'aspetto che ci piace meno, ovvero di moneta utilizzata nelle truffe e nella pirateria informatica. Alla posizione numero 7 abbiamo invece l'ascesa del mercato degli NFT, i non fungible token, accompagnato ovviamente dal collezionismo digitale e dalle opere d'arte digitali, la cosiddetta crypto art, un movimento prima di allora inconcepibile ma che adesso è in continua crescita. Il mercato degli NFT è di centinaia di migliaia di dollari al giorno, ma anche milioni nei momenti di punta, e vede appunto la compravendita da un lato di opere d'arte, ovvero immagini, GIF, video che vengono creati da artisti sotto forma digitale, gli viene associato un token univoco o in serie limitata e questo token viene venduto sul mercato esattamente come si farebbe con le copie fisiche dei quadri, delle sculture o di altre opere d'arte. Anche il mondo dell'arte sta quindi cambiando e questo è molto affascinante dal mio punto di vista. È un mondo tutto da esplorare e tutto da scoprire e sono curioso di vedere dove arriverà. Posizione numero 6, il lancio della Beacon Chain di Ethereum 2.0, momento atteso per secoli che finalmente quest'anno è arrivato. È stato possibile mettere in staking i propri Ether sulla Beacon Chain del nuovo futuro Ethereum 2.0 che sarà basato per l'appunto sulla Proof of Stake. Questo è un primo passo, perché ovviamente lo sviluppo di Ethereum 2.0 richiederà ulteriori anni, verso un'enorme rivoluzione. Il mondo della DeFi, il mondo dei token, il mondo della blockchain, permettetemi di dire, attualmente vive su Ethereum. E pensate all'impatto che Ethereum 2.0 può avere sull'intero ecosistema. Con fee più basse, velocità più alte, maggior scalabilità, credo che i limiti diventeranno decisamente più lontani e si creeranno piattaforme che nemmeno ci immaginiamo. Entriamo a gamba tesa nella top 5 con la posizione numero 5, ovvero l'interesse da parte inizialmente di PayPal e in seguito degli altri cosiddetti istituzionali verso Bitcoin. Questo fatto è stato, lasciatemi dire, un game changer da un lato, ma una cosa estremamente attesa e telefonata dall'altro. Noi lo sapevamo già da tempo che gli istituzionali erano interessati a Bitcoin, erano interessati al mondo delle criptovalute. L'unica domanda era quando. Inizialmente avevano provato ad ostacolarlo, avevano provato a dire che è la moneta del dark web, che è solo per i trafficanti, solo per i terroristi e cose di questo tipo. Quando hanno capito che questa retorica non funzionava, allora hanno detto: ma secondo me qua la massa critica è stata superata, ormai Bitcoin non lo arresta più nessuno e quindi ci conviene entrarci dentro. Io dico sempre: o evolvi o muori. Finalmente si sono svegliati e hanno deciso di fare parte del business di Bitcoin, che sicuramente può portare nuovi mercati e nuovi rami aziendali per molte di queste istituzioni. La prima è stata PayPal, che ha deciso di permettere l'acquisto e la vendita di criptovalute direttamente sulla sua piattaforma. Parlo della prima, ma intendo la prima che ha avuto un impatto mediatico mondiale. Ad essa sono seguite varie banche, varie istituzioni e vari fondi di investimento di diverso tipo, ad alto ma anche a medio e a basso rischio, che hanno deciso di esporsi in Bitcoin, cosa che prima era ritenuta assurda perché loro stessi definivano Bitcoin uno scherzo e una cosa che non valeva niente. Tutto d'un tratto, improvvisamente, è diventata la miglior riserva di valore del mondo e ha reso l'oro obsoleto. Guardate voi come cambiano in fretta le cose. Per la posizione numero 4 dobbiamo di nuovo catapultarci a quest'estate. Io mi ricordo che ero in vacanza al mare, avevo giurato di non toccare Bitcoin, le cripto, Twitter, in generale questo mondo, ma non ce l'ho fatta perché era il periodo della DeFi Summer, il periodo in cui è esploso il mondo della DeFi dopo al lancio delle cosiddette governance on chain. È stata lanciata in primis da Compound con il suo token Comp, che è stato distribuito a chi utilizzava la piattaforma. Questo gli ha portato più di 1 miliardo di liquidità in breve tempo ed è diventato un modello che è stato adottato come nuovo standard del mondo DeFi, estremamente efficace. Questo si è diffuso a macchia d'olio, ha innescato una reazione a catena che ha portato capitale su capitale a tuffarsi nel mondo della DeFi, sulle piattaforme DeFi, per fare quello che è stato chiamato yield farming, ovvero andare a ottenere
ottenere una rendita passiva andando a depositare liquidità su queste piattaforme. Questo ovviamente si è andato a scaturire su diversi livelli, dalla base come Compound e altre piattaforme comunque utili, insostituibili per il mondo della DeFi, fino ad arrivare a costruire una piramide con punte quali tutti quei cibi, non so se vi ricordate hot dog, pizza e così via, che erano piattaforme DeFi un po' in stile Ponzi, finalizzate a offrire dei rendimenti elevatissimi finché duravano. Chiaramente non sono durate a lungo. Tuttavia i guadagni sulle altcoins del settore DeFi, ricordate ad esempio Yearn Finance per dirne uno, sono stati pazzeschi. Yearn Finance è arrivato a valere più di 3 bitcoin, allucinante. Anche se la bolla dello yield farming si è sgonfiata, sicuramente in ogni caso la DeFi è destinata a durare e a crescere negli anni. Posizione numero 3. Era lunedì 11 maggio di quest'anno e stava per accadere un evento storico per Bitcoin, un evento che capita una volta ogni 4 anni ed è il suo battito cardiaco, è ciò che lo mantiene e ne preserva la scarsità e l'economia. Sto parlando chiaramente dell'halving, quel fatto secondo il quale ogni tot blocchi, che all'incirca equivalgono a ogni 4 anni, si dimezza la ricompensa in Bitcoin erogata ai miner ad ogni nuovo blocco generato. Questo comporta una sempre minor scarsità con tendenza ad arrivare a una supply definita, al suo cosiddetto hard cap di 21 milioni, oltre al quale non si può andare. Questa caratteristica è ciò che fa di Bitcoin la riserva di valore per eccellenza, in quanto ha una supply definita e decisa algoritmicamente, non in maniera arbitraria e non che si tira a indovinare, come ad esempio con l'oro, perché non si sa esattamente quant'è la riserva complessiva. Questo lì per lì ha avuto un bell'impatto, molti miner si sono allontanati, l'hash rate era calato parecchio, ma questo è durato poco perché Bitcoin è estremamente resiliente a questi fatti, è stato creato apposta con una difficoltà di mining che si aggiusta in funzione del numero di miner. Pertanto in breve il mining è ritornato profittevole per chi lo faceva, i miner sono ritornati e l'hash rate è ritornato a crescere e a fare nuovi massimi. Non a caso anche il prezzo dopo è seguito andando a iniziare quella che è stata la famosa bull run di fine 2020 che ha segnato nuovi massimi. A proposito di nuovi massimi, alla posizione numero 2, medaglia d'argento di questi momenti più memorabili del 2020, abbiamo proprio l'all time high recente di Bitcoin. Mi ricordo ancora come se fosse ieri, è passato poco tempo, lo so, ma i ricordi sono veramente vividi di questo. Eravamo tutti lì a guardare il grafico, non aspettavamo altro, su tutte le community si leggevano post che incitavano Bitcoin a sfondare quei maledetti 20.000 dollari e poi il momento è arrivato, tutti in festa, è stato un momento veramente pazzesco. Da lì la corsa non si è arrestata perché in breve, nel giro di pochissimi giorni, neanche una settimana, è arrivato quasi a 30.000 dollari, ritornando protagonista anche sotto il punto di vista mediatico in tutta Italia e in tutto il mondo. Era trending su Twitter, se ne parlava ai telegiornali, sul Sole 24 Ore era in prima pagina, è ritornato a essere un fenomeno mondiale e chissà il prezzo dove arriverà nei prossimi anni. Posizione numero 1. Vi chiederete cosa ci può essere di meglio dell'all time high? Ve lo dico subito. Era marzo, si erano appena capite la portata e le conseguenze della pandemia e dei lockdown. Tutti quanti gli asset finanziari esistenti, dalle azioni alle commodity, l'oro e ovviamente anche Bitcoin, sono crollati in un'improvvisa crisi di liquidità. Tutte le persone hanno venduto qualsiasi cosa per ottenere liquidità di cui necessitavano. Pensate che Bitcoin è sceso sotto i 4.000 dollari. Parlarne adesso sembra assurdo che vale quasi 10 volte tanto. Chi se lo sarebbe aspettato? Molti hanno comprato, non si sono fatti sfuggire questa occasione probabilmente irripetibile. Io non credo che vedremo mai più Bitcoin a un prezzo del genere, mi sento di sbilanciarmi sotto questo punto di vista. Chi l'ha fatto sicuramente è contento, ma sia che l'abbiamo fatto che non l'abbiamo fatto, sicuramente ci ricordiamo quel momento come se fosse ieri. Ragazzi, che anno che è stato, che dire, anche ricordare questi momenti mi fa veramente tornare alla mente quante cose abbiamo fatto, quanti traguardi abbiamo raggiunto.
raggiunto. In un anno così buio, Bitcoin e le cripto ci hanno dato un po' di luce, ci hanno dato un po' di speranza e hanno salvato, secondo me, molte persone, rendendole indipendenti dal punto di vista finanziario, aiutandole a capire l'importanza di detenere i propri fondi e soprattutto di sfuggire da un sistema finanziario destinato al collasso che pensa solo a stampar moneta e a iperinflazionarla. E voi quali sono i momenti che vi ricordate di più del 2020? Ne avete altri da aggiungere o sono gli stessi che ho citato io? Vi faccio un carissimo saluto, vi faccio un augurio di cuore di buon anno 2021 e chissà a questa velocità che cosa ci riserverà quest'anno nuovo.